Bilancio positivo per la 18ª edizione del Bontà, organizzata a Cremona Fiere, che si è conclusa quest'oggi. Partendo dal principio che rispetto allo scorso anno, quindi al 2021, c'è stata una crescita comunque espositiva di circa il 20%. Senza dubbio anche i visitatori hanno risposto bene, sia nel coinvolgimento che nella presenza stessa. Punto di riferimento fieristico dell'enogastronomia artigianale, 2000 i prodotti con il meglio delle produzioni nazionali. E poi dai forni alle cucine, dalla coltelleria alle pentole fino ai robot, passando per arredi e abbigliamento. Il Bontà è una manifestazione ricca di contenuti che vanno al di là della semplice esposizione di eccellenze, presentando ogni anno un programma di appuntamenti che ha l'obiettivo principale di attrarre operatori e buongustai e dare più voce alla cultura dell'alimentazione. L'Italia è il primo paese in Europa per spesa alimentare pro capite, con i consumi alimentari che hanno fatto segnare un più 1,8% per i volumi e un più 3% per il valore. La spirulina è un microorganismo, un cianobatterio per la precisione, che è considerato dalla FAO un superfood. Contiene il 60% di proteine, quindi contiene gran parte di amminoacidi essenziali, vitamine, sali minerali e soprattutto il ferro. Allora, è una manifestazione bellissima, interessante, dove si assaggiano tutte le eccellenze di tutte le regioni d'Italia, Cremona compresa, quindi ho fatto degli acquisti. Ho preso la spirulina, che mi sembra di aver visto un servizio proprio a Cremona 1, e poi ho preso la trippa, e poi un pezzo di formaggio, un pezzo di salame. Sì, il Bontà quest'anno è stato abbastanza buono, devo dire. Ci sono stati più adesioni negli stand, visto che si è ingrandito. Fatto acquisti, un po' di tutto, vino, formaggio, yogurt, vabbè, tutto buono. Le è piaciuto tutto qui al Bontà? Tutto bene, tutto bene.